Dai, sei in co. Ma guardate lì 1-0 Benfica. 1-0 Benfica. Dai, Ling. Sì. Ma non fischiate, ragazzi. Dai, ma cos'è sta merda? Vergognatevi. Vergognatevi. Cazzo, fischiate, ragazzi. Yes! Sotto la traversa, bravo, Ling. Parte Silva. Tu! Porca vacca. Dai, Mire, dai, Mire, dai. Pensa a te se sti idioti devono fischiare dei ragazzi di 19 anni. Yes, Mire! 2-2. Speriamo come gli europei. Messi dentro solo per sbagliare i rigori. Come la finale degli europei, ti prego. Sì, 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 sì. L'ha sbagliato. Palo. Come gli europei. Li mettete dentro per battere i rigori, li sbagliano. Dai, Turco, che sei entrato al secondo tempo. Dai, facci vedere. Questo è importante. Andiamo avanti con questo, Questo è importante. Ma dai, ma che rigore è, Turco? Dio santo, ma che brutto rigore. Dai, ragazzi. Battuto proprio male, poverino. Pari ancora, Due pari. Dai, Senko, parami un rigore. Paramelo sto giro. Paralo. Ah, l'aveva. L'angolo era buono. Yes, pari, tre pari. Come gli europei, li sbagliano tutti e due. Noi abbiamo ancora Cibosa, abbiamo Sulé. Lo sbagli, Sai che lo sbagli. Ah, invece l'ha fatto. Questo pesa tantissimo. E adesso Mattias Sulé per la Juve. Dai, Matti. No! No! Il Benfica è in finale. Una delusione con i due rigori mancati da Turco e Sulé, il Benfica va in finale per la quarta volta. Bravi lo stesso, ragazzi. Questa Youth League. Bravi lo stesso, ragazzi. Subito in campo a consolare. Bravi comunque. Uno dei giocatori. Bravi. Insieme a tanti. Porca vacca. Comunque portato. Porca vacca. Porca vacca. Finisce così. Vediamo se funziona tutto. Finisce così. Ai calci di rigore. Benfica che prima di questa semifinale era andato in finale in tre volte nelle sette edizioni del torneo. Quindi aggiorniamo lo score. Ora sono 4-8. Quindi stiamo parlando di una squadra che con le giovanili ci sa fare. Tra l'altro uno dei talenti venuti fuori proprio da questa squadra, scusate, mi sono ancora un po' turbato, è Joao Felix che è venuto fuori proprio dalla Youth League in cui il Benfica era andato in finale. Mister Andrea Bonatti ha fatto una buona gara, Mister l'ha preparata bene, si è visto anche il lavoro, l'ha aggiustata bene più che preparata bene. Partiamo con il 4-4-2, con appunto Soule sottopunta, con Cibozo avanti. Tra l'altro Cibozo io l'ho visto giocare tre volte, credo, l'andata con Liverpool ha fatto gol, l'ho visto giocare con l'Alessandria, con la prima squadra a ottobre, in cui Cibozo proprio fa il gol vittoria per la Juve l'ultimo secondo, e oggi in cui fa ancora gol, ma ci arriviamo. Purtroppo al terzo minuto De Winter, in impostazione per Miretti, nella nostra area piccola, cerchiamo di impostare da dietro, di partire da dietro, Miretti perde palla e Neto segna il gol dell'1-0. Infatti più penso nel complesso a questa finale, più mi dà proprio fastidio, perché loro sono partiti molto forte su un nostro errore, poi sono andati a raddoppiare anche, tra l'altro Miretti aveva segnato nel 2-0 a Liverpool la scorsa volta, appunto l'altro era Cibusi, era stato un gran gol e un'ottima partita, purtroppo nella semifinale parte male perdendo quel pallone, e loro partono veramente forte perché all'undicesimo poi ecco il gol di Semedo con un'imbucata del Benfica sul nostro lato destro dove ci facciamo trovare un po' scoperti, quindi veramente partenza shock per la Juve, sotto di due con il Benfica già avanti di 2-0, sembrava completamente finita la partita, tra l'altro loro sembravano una squadra molto più forte rispetto ai nostri ragazzi, però sappiamo bene che nel calcio poi le partite sono ricche, sono farcite, sono piene di episodi.
Al 26esimo un bel cambio gioco di Miretti a cercare Sule, che è largo a destra. Dalla largo a destra si accentra, serve Cibozo che arriva a rimorchio e becca la traversa. La sfortuna anche nel momento un po' così, becca la traversa. Però l'episodio, eccolo qua, come l'episodio della traversa, come l'episodio dell'errore di Miretti, ecco l'episodio, una follia, una vera e propria follia. Soltanto per questo probabilmente il Benfica avrebbe meritato di non andare in finale. Al 34esimo minuto di gioco il portiere del Benfica con la gamba altissima va frana addosso a Mulazzi, veramente una roba, io ho urlato perché è stato illogico, l'uscita del portiere del Benfica è stata illogica, con una palla larga a destra, Mulazzi che era lì, lui gli è entrato in una maniera folle, rosso diretto, e lì inizia a pensare, ecco, inizia un'altra partita. Allora cosa succede? Al 45esimo fuori Savona, che è il terzino destro, e dentro Turco, che è un attaccante, che è uno dei ragazzi che purtroppo ha sbagliato il calcio di rigore. La Juve passa al 3-5-2, abbandona il 4-4-2 con Sule che gioca un po' sulla tre quarti, un po' interno di centrocampo sulla destra, e inizia tutta un'altra partita. Già al 47esimo ci sono delle proteste per un fallo di mano nell'area del Benfica, in realtà poi vediamo anche con replay, è tutto regolare, non c'è errore dell'arbitro, e finalmente al 50esimo minuto di gioco Cibozo, come vi dicevo prima, accorcia le distanze con un gol favoloso su assist di Soule, una cannonata da fuori area che scende, becca al palo e poi si insacca, fantastico, veramente un bel gol. Sono impazzito, tra l'altro, perché lì per lì l'illusione ottica è stata legno, basta, invece no, legno, e poi entra pure, veramente un gran gol di Cibozo. Dato statistico, me lo sono segnato, 26 presenze con la primavera della Juventus, ben 13 gol e 5 assist più tutto il percorso degli Outlink, che è stato super positivo. Al 57esimo di Winter da lontano prova il gol e trova invece il calcio d'angolo, perché il portiere con l'editina la mette sopra la traversa, palla che sarebbe entrata, è stato bravo il secondo portiere del Benfica, che poi diventerà appunto eroe ai calci di rigore, a metterla in calcio d'angolo. Al 65esimo altra mossa tattica, fuori Muharemovic, difensore centrale, che non mi ha fatto proprio impazzire, non mi è sembrato proprio al livello di quegli altri, esce dentro Asa, che è praticamente un centrocampista, un esterno, un giocatore molto più offensivo, quindi veramente mister Bonatti ha fatto dei cambi che hanno messo la partita sotto tutto un altro punto di vista, hanno cambiato completamente quella che era l'idea iniziale, devo dire la verità, poi siamo stati efficaci, tra l'altro per intenderci, no? Solo Turicchia, che è il terzino sinistro, e De Winter, conosciamo bene, rimangono in campo nella difesa, della difesa iniziale, nei quattro difensori iniziali. Soltanto Coni è centrale, no? Nella difesa 3, con i tre braccetti, appunto, Turicchia, e invece dall'altra parte c'è Mulazzi a fare il terzo difensore centrale, che lui partiva esterno di centrocampo nel 4-4-2 largo a destra, anche se in realtà lui è un terzino destro naturale. E poi al 72esimo minuto di gioco, ecco qua il gol di Turicchia con il destro, un 2-2 dal limite dell'area. Abbiamo fatto due gol veramente molto, molto belli. Turicchia, appunto, abbiamo detto, terzino sinistro di piede mancino, anche se a quanto pare, per come è partito il gol, anche il destro è molto educato. Tra l'altro, in primavera, Turicchia è abituato. È abituato, oltre ad essere educato col destro, è abituato a fare gol, perché 26 presenze, 6 gol e 3 assist sono un bottino importantissimo per un laterale difensivo. Quindi tanta tanta roba, gran bel gol di Turicchia, e poi ecco che la Juventus finalmente recupera dallo shock dal 2-0 iniziale del Benfica, ecco il 2-2, e allora mossa ancora più offensiva all'84esimo dentro Cerri, che lo conosciamo bene, un passato tra Cagliari, Parma, Spal, forse anche mi viene in mente, giocato già in Serie A, esce Bonetti che stava facendo il play davanti alla difesa, capitano numero 10, allora Miretti ecco che viene spostato, all'inizio partiamo 4-4-2, appunto con Bonetti e Miretti davanti alla difesa, centrocampo a due, poi Miretti si spostava un po' sul centro-sinistra perché Sole veniva in basso a fare la mezzala di destra, e invece Miretti poi termina la partita da regista, da capitano, proprio perché esce quello che aveva la fascia al braccio e diventa Miretti. All'87esimo invece deve entrare Rui, perché Turicchia dopo un bel recupero accusa un affaticamentino muscolare lì dietro all'adduttore, proprio dove c'ho male io, come dicevo nel video di oggi, e quindi dobbiamo operare un cambio per necessità. Al 90esimo invece il Benfica toglie l'11, Moreira, che per quanto mi riguarda è stato ribadito tante volte anche in telecronaca, era il giocatore più forte, ho veramente goduto, ho detto tolgono questo qua in previsione dei rigori, magari poi quello che entra sbaglia il rigore decisivo, che invece purtroppo non è stato così. Tra l'altro è entrato il 18, fatemi vedere il numero 18 dei loro, chi è, che è Resende, chi ha fatto gol?
No, non ha nemmeno tirato. Non ha nemmeno tirato. Peccato, sarebbe stato almeno una piccola soddisfazione, piccolissima, perché veramente purtroppo uscire ai calci di rigore. Poi 2-2 finale, e i calci di rigore che avete visto nell'introduzione, una piccola live reaction che vi ho voluto portare perché comunque avevo registrato. Complimenti ai ragazzi dell'Under 19 della Juventus, perché per la prima volta nella loro storia arrivano così avanti nella competizione, sfiorano una finale contro gli specialisti delle finali. Tra l'altro mi pare che le abbiano perse tutte e tre. Vediamo se questa volta la vinceranno. Non so chi troveranno in finale, forse l'Atletico Madrid. Mi pare che potesse essere la squadra favorita dall'altra parte. Vediamo, non ne ho idea. Aspetta, proviamo. Ve lo dico in diretta, magari non è ancora neanche già giocato, ma giocano alle 18 contro il Salisburgo. Vediamo chi sarà che lunedì 25 aprile 18 andrà a contendersi appunto questo trofeo molto 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 importante. Però c'è da essere soddisfatti del percorso fatto dai nostri ragazzi. Peccato, davvero peccato. Non mi piace, ve lo dico subito, iniziare a leggere già Miretti ha sbagliato il passaggio, allora forse non è così forte. Miretti ha fatto vedere anche oggi il giocatore con una tecnica superiore, ha fatto un errore, ma quanti giocatori fanno errori? Dai ragazzi, noi iniziamo con sta roba qua, sperando che Miretti possa un giorno diventare effettivamente un giocatore importante per la prima squadra della Juventus. Noi iniziamo a giudicare i ragazzi, iniziamo, ah no, questo è forte, questo è scarso. Ci sono dei giocatori che sembrano più pronti, per dire, Cibuzzo è uno che davvero, l'ho visto giocare 3 volte, tutte le volte ha fatto gol, sempre fatto delle prestazioni, è un fisico un po' strano, penso che sia alto forse come me. Forse qualcosina di me, io sono 1,75, secondo me siamo lì, non siamo dei giganti. Un giocatore un po' particolare, che può giocare anche largo, ha finito la partita largo, un attacco a 28 della Juventus, quindi mi sono divertito. Ora la partita di oggi, poi il secondo tempo, la rimonta che hanno fatto è stata grandiosa, peccato poi per come è finita. Non so se avete visto la partita, non so se vi è piaciuto questo riassunto, se vi è piaciuto la live reaction, se vi è piaciuto in realtà questo video in generale. Oggi volevo vedere quella partita lì perché mi interessava trarre alcune conclusioni, vedere alcuni giocatori all'opera. Mi sono divertito, fatemi sapere se questo video è stato di vostro gradimento. Ciao ragazzi!